piromani non vanno mai in vacanza. Anche ieri sera i vigili del fuoco del comando di Chioggia sono dovuti intervenire in serie, sempre nella zona di Sottomarina, colpita dai precedenti attacchi. Prima un cassonetto in via Nicolò Zeno, poi un altro cassonetto e una campana per la raccolta del vetro in via Marco Polo, quindi in viale Ionio un terzo bidone. Sembra un comunicato di guerra. Tutto in sequenza temporanea successiva a distanza di pochi minuti e di pochi metri l'uno dall'altro. Mentre veniva spento un focolaio, i pompieri venivano allertati per l'incendio successivo. Probabile il getto di un liquido infiammabile dentro ogni recipiente. Ci spiace prendercela sempre con la gravidanza della madre dei cretini, quando è dei figli che dovremmo conoscere il nome e le generalità. Qua siamo sui pontili che sono stati messi ancora tempo fa nel canale della Cava e abbiamo segnalato, ci è stato segnalato più volte la pericolosità di questo pontile che ormai è libero, è galleggiante, se ne va a destra e a sinistra secondo le maree, quindi è pericoloso per la navigazione. Stamattina alle 5 era tutto spostato a destra, quindi a seconda della marea, sì, della corrente, poi è risalita l'acqua e si è rispostata a sinistra e così via. Mentre l'altro pontile per il momento è ancora... L'altro sì, perché c'ha tutti i pali insomma che lo sostengono per tenerlo in linea. Questo è senza pali, ormai è libero, galleggiante, libero. Cioè, dobbiamo al buon cuore di un pescatore che ha legato l'inizio del pontile con una corda a una ringhiera. Alex Bacci, il giovane e talentuoso musicista recentemente premiato fra i crodiensi dell'anno, ha ricevuto nelle splendide stanze del Palazzo Ducale di Venezia il premio San Marco per il brano Oltre l'immaginazione. Alex è stato accompagnato nell'occasione dal sindaco Ferro. Un'esperienza difficile da descrivere, bisogna solo viverla, dice il giovane musicista, che continua. C'erano personaggi importanti del mondo veneziano e anche altri meno conosciuti che con il loro lavoro fanno funzionare la città. Una soddisfazione a rappresentare Chioggia, città d'arte. I premiati sono il signor Renato Trencanato, la signora Alessandra Morano dell'associazione Famiglia e Vita Onlus, il signor Furio Lazzarini, la Caritas di Chioggia e Alex Bacci, musicista. Chiudiamo questo primo blocco con il comune di Chioggia, il sindaco Alessandro Ferro, premia il musicista Alex Bacci, giovane musicista chioggiotto, ha partecipato e vinto Tour Music Fest di Roma Festival Internazionale della Musica Emergente, arrivato ormai alla sua nona edizione. Grazie a tutti, complimenti e congratulazioni. Chiedo a questo punto. Oggi alle ore 17.30 in sala consiliare verrà presentato il volume Lettere di Fortunato Luigi Naccari, zoologo e botanico di Chioggia, vissuto tra il 1793 e il 1860, quando morì a Padova. Il libro è curato dalla professoressa Gina Duse. All'iniziativa partecipa anche il professor Cinzio Gibin, direttore della collana scientifica Epistolario Veneto, oltre all'assessora alla cultura Isabella Penzo. Nell'occasione, a cura del gruppo naturalistico Linneo, sarà esposta una scelta di conchiglie del Mediterraneo. Questa sera dalle ore 21, al Teatro Don Bosco, gli studenti del laboratorio teatrale in seno al Liceo Veronese presentano il volume Militari all'Uranio, di Domenico Leggero e Mary Tagliazucchi, che racconta le storie dei soldati italiani ammalati sì per l'esposizione all'uranio impoverito, dopo le missioni cosiddette di pace nei Balcani e in altri luoghi di conflitto. L'iniziativa è organizzata insieme al gruppo Corea, moderatore Paolo Di Gianantonio, storica firma del TG1. L'ingresso è gratuito. Ricordiamo che domani mattina ci sarà una manifestazione in piazza denominata Bell'Italia, che durerà 3 giorni praticamente, ma la parte diciamo di divieto di sosta
inizierà dalle ore 7 e non dalle ore 10 come di consueto, e quindi prendete nota che domani mattina dalle 7 non sarà possibile parcheggiare sotto il municipio. Buongiorno amici e bentornati all'appuntamento meteo con Chioggia Azzurra. Dunque, questa giornata si apre con una estrema variabilità dopo una notte di piogge localmente forti durante la prima parte della notte stessa. Quindi la giornata si apre con questa discesa di aria fredda rispetto a ieri dai quadranti settentrionali, che garantirà naturalmente sicuramente un miglioramento verso sera, ma durante tutto l'arco della giornata una perfetta instabilità. Instabilità che darà luogo a frequenti piogge e intermittenti, anche relazionate con qualche temporale di breve durata, ma sostanzialmente quello che ci interessa è l'abbassamento delle temperature sia massime che minime, che raggiungerà l'apice domani mattina quando avremo temperature minime non più alte di 8-9 gradi. Però andiamo incontro a un miglioramento deciso tra domani e domenica, garantendoci una perfetta stabilità del tempo con conseguente soleggiamento continuo, ma le temperature non andranno, ahimè, ulteriormente a più alte di 17-18 gradi. Lunedì, e qualcuno mi chiede come sarà, sicuramente inizierà bene ma terminerà non tanto bene, quindi lì aspettiamo per confermare tutto. Quindi godiamoci questo venerdì e buona giornata a tutti.